Io prima di tutto volevo ringraziare Antonietta, che oggi non c'è e che merita sicuramente un saluto, un ringraziamento, perché senza il suo lavoro non penso che sarebbe stato difficile che avremmo avuto la possibilità, insomma, di diventare vicini. Certo, oggi potevamo essere di più, perché radicati in Calabria, perlomeno quelli che sono passati e che si sono fermati un momento, quelli che si sono fermati un po' di più, quelli che hanno preso altre strade, non sono soltanto questi qua, c'è di più. Mi dispiace che non c'è un compagno al quale ho una mia, come posso dire, nei suoi confronti un affetto antico, che è Giuseppe Matina, e che forse oggi non ha potuto, forse avrà voluto esserci, perché vedete, tanti anni fa, forse anche qualcuno in più di 20, Giuseppe mi ha regalato un insegnamento che non ho mai dimenticato. Forse c'era anche Salvatore ad una riunione fatta più di una ventina d'anni fa, penso, dove c'era un giovane Marco Marchese, che non so se quel giorno si era messo pure la cravatta, era stato invitato a questa riunione dei radicali, e insomma arrivò lì a questa riunione e arrivò preparato nel senso che aveva tanti begli appunti, e con una certa protervia incominciò a dire: i radicali si dovrebbero occupare di questo, voi dovreste fare quell'altro, ci dovremmo occupare anche di questa cosa qua. Non capisco perché questa cosa funziona in questo modo, e Giuseppe ascoltò con infinita pazienza, voglio dire, una mia lunga disquisizione di queste cose qua, e poi ad un certo punto mi fulminò. Si alzò un po' di più dalla poltrona dove era seduta, eravamo a casa sua, e disse una cosa, e lì mi regalò veramente un insegnamento che non ho mai dimenticato: fallo tu. E poi da lì il passo fu breve. Qui, per mio difetto, non riesco a ricostruire la primogenitura, ho imparato quell'altro insegnamento che viene citato spesso, insomma, fra i radicali, che è quel: fai quel che devi, accada quel che può. E su questa cosa qua io ci ho ragionato tantissimo nel tempo, no? E si lega anche al ragionamento che faceva Perfetti, pure sul discorso della tessera, perché fai quel che devi, accade quel che può, ma soprattutto su il fai quel che devi, quindi il motore che ti fa partire, quando tu dici: io faccio mia questa iniziativa e faccio quel che devo, a prescindere se poi dopo raggiungerò il risultato. Certo, noi speriamo tutti di portarlo il risultato, noi lo sappiamo che le battaglie radicali, le battaglie veramente non mi suonano molto, le iniziative politiche radicali normalmente durano fra i 12 e i 15 anni, intorno a fra il 13esimo e il 14esimo anno più o meno poi si arriva, no? Ce l'abbiamo visto con le iniziative storiche, lo stiamo vedendo adesso, se vediamo quello sul testamento biologico / eutanasia, va bene, quello che noi vogliamo arrivare là, più o meno questi sono i tempi che sono passati. E quella molla lì ti scatta soltanto se te lo dici al cuore. Qui però il ragionamento di Perfetti, che forse non ha voluto dire fino in fondo, io sono un po' politicamente più scorretto, piace proprio dirle le cose, il costo della tessera, e sul costo della tessera abbiamo costruito, chiamiamola, una filosofia, una cosa insuperabile. Io la riduco ad un elemento di molto più semplice: volutamente i radicali storicamente hanno tenuto questo costo alto, proprio perché è stato Pannella che non ha mai voluto un partito liberale di massa, proprio per i ragionamenti che faceva Aldo Livio prima. È giusto, è sbagliato,
vi dico la verità, io ci sto ragionando e ancora non sono arrivato ad una conclusione, non lo so, onestamente non lo so. Però tant'è. Poi sul fatto di essere radicale o non essere radicale viviamo anche le nostre contraddizioni, no? Perché in ambito radicale ho detto, guarda, tu con la tessera esprimi il tuo consenso, il tuo dissenso su quello che è l'anno radicale, poi questa cosa tutti gli anni ci dobbiamo rimettere in gioco, rifare tutte le gare, i nostri riti, voglio dire, quindi che almeno hanno delle cose sicuramente positive, ma altre voglio dire che io non riesco a comprendere. Vabbè. In ogni caso il costo della tessera è rimasto, siamo continuati a restare un partito più o meno elitario, cioè di chi ha potuto permetterselo. E questo qui, dopo la morte di Pannella, mi piace anche ricordare un attimo Pannella, perché aveva una qualità straordinaria, che era la dote dell'umanità e dell'attenzione. E io questo qui l'ho visto non sulle cose dove tu eri d'accordo, ma tu ti accorgevi che Pannella era attento soprattutto quando tu non eri d'accordo. Perché ti veniva a prendere, cercava di convincere anche l'ultimo dei compagni militanti quando non era d'accordo. Ed è successo a me, con una critica molto, molto, molto aspra, però questa cosa la ricordo veramente con affetto, perché lì capii, dice, beh, ecco, questa è la qualità dell'uomo straordinario che nel momento in cui potrebbe dire, ma chi è questo qua? Cioè non vale nemmeno 10 secondi del mio tempo, per cui potrei tranquillamente tralasciare questa cosa, perché quello che dice lui non sposta e non muove nulla, invece tu ti trovavi un Pannella con questa straordinaria caratteristica umana che invece cercava di venire a convincerti per portarti sulle tue posizioni. Un paio di cose le voglio dire a Riccardo. Io le sottoscrivo tutte, va bene. Probabilmente cercherò di dare anche il mio contributo, ma non senza un certo malessere. Ecco perché dico, fai quel che devi, nasce dal cuore. E quando, voglio dire, ancora non ti ha conquistato completamente, fai molta più fatica. Cerchiamo di vedere perché. Io non lo so se la possiamo chiamare diaspora, se diventerà una diaspora o qualcosa del genere, ma lo spettacolo delle dirigenze radicali ultime, recenti, non rendono giustizia, secondo me, al valore della nostra storia. Ci sono gli iscritti e ci sono i dirigenti. A mio avviso questa è una questione di dirigenti. Sbrigatevela voi. Trovate la soluzione, ma sbrigatevela voi. Perché? Se questa diventerà di fatto una diaspora, girerete le spalle e non troverete più nessuno. E questo è questo. Secondo io quello che mi sento di dire è questo. Quindi lancerei un appello, perché questa è una questione non giuridica, ma è una questione di dirigenti. Cercate quindi di sbrigarla. Mi convince tantissimo, cambio ragionamento, il discorso di introdurre dei nuovi elementi per cambiare la narrazione dominante, e l'abbiamo visto con l'immigrazione. Nella semplicità quel documento è potentissimo e ha un valore straordinario. L'ho sperimentato a livello personale, perché io quel documento lì me lo sono messo sul telefonino in formato elettronico, e siccome ogni 3x4 facendo un lavoro mi porta per fortuna a parlare con tante persone, avere momenti conviviali con colleghi, con persone, voglio dire, e poi ho anche la fortuna di viaggiare molto in Italia, allora puntualmente capita, il ragionamento casca sull'immigrazione, puntualmente capita che ogni volta che ho donato quel documento per dire guarda, probabilmente la pensiamo in un modo diverso, però io ti do un suggerimento, leggi queste cose qua. Ho avuto sempre indietro dei feedback,
dei ritorni estremamente positivi nel dire l'ultimo feedback che mi è arrivato, ma io non credevo minimamente che un paese come il Libano potesse avere 1.000.000 di profughi, e noi qui ci lamentiamo, voglio dire, dello sprawl che hanno fatto qui sotto casa, voglio dire, che mi sembra pure una cosa abbastanza bella e intelligente. Quindi quel metodo mi convince tantissimo. Quel metodo mi piacerebbe, ad esempio, siccome tu hai parlato che fra le proposte di legge di iniziativa popolare c'è quello, diciamo, chiamiamola sul la proposta di legge che vuole fare la lotta alla povertà, ok? E lui dice, guarda, la proposta dei 5 Stelle che è il reddito, diciamo, minimo di cittadinanza non si può fare perché costa 15 miliardi. Attenzione, quando i 5 Stelle però ti fanno notare che la spesa pubblica in Italia è 500 miliardi, noi non siamo capaci di trovarne 15 per quel tipo di proposta, hanno ragione e attecchiscono molto di più nell'idea comune. Tant'è vero che io non ho nessuna difficoltà a dire che è da tempo che sto accarezzando di fare un voto a sfregio. Se le cose continuano ad andare così e non ci sarà una lista molto convincente, probabilmente io lì andrò a finire. Lì andrà a finire il mio voto. Però ho fatto la premessa, a sfregio. A sfregio di quello contro cui tutti, contro i quali noi stiamo lottando da sempre, che vale a dire il sistema partitocratico del nostro paese italiano. E un'altra cosa, cosa possiamo dire alle persone, cioè non si riescono a trovare, su 500 miliardi di spesa pubblica non si riescono a trovarne 15 per fare il reddito di cittadinanza, e poi dopo il Parlamento con un'autorizzazione speciale ne delibera 20 per salvare le odiate banche, 8, ora vabbè, perso il conto perché poi l'informazione la sapete. Scusa, la settimana si salva un tessuto produttivo, non fare demagogia pure tu. Mi fai perdere, banche, mi fai perdere dai, il filo. Si salva la Toscana. Mi fai perdere il filo, scusa. Dai, allora, 8 Monte dei Paschi, 8 qualcosa di più, Monte dei Paschi di Siena, ed è notizia di ieri che la Banca Popolare di Vicenza, che non se la passa, voglio dire, tanto meglio di Monte dei Paschi, farà la sua richiesta per l'aiuto di Stato. Voglio arrivare piano piano ad un punto, perché a me piacerebbe che noi utilizzassimo quel metodo di cambiare la narrazione su un argomento che è assai interessante per l'Italia, che forse è il problema dei problemi dell'Italia. Faccio un passetto indietro. In paesi come la Svizzera, ad esempio, dove l'immigrazione ha una percentuale, forse sarà arrivato vicino ad un quarto della popolazione, per non dire molto di più, perché poi dopo ci sono state le generazioni che si sono talmente integrate che le persone lì sono diventate svizzere. La mia stessa nipote, possiamo dire, nata e cresciuta in Svizzera, possiamo dire, io ho una nipote che si è talmente integrata che adesso ha preso la cittadinanza svizzera, pure di origini italianissime. E il problema del debito pubblico si lega chiaramente nel nostro paese a quelli che sono la maggior parte dei problemi economici. E noi, Riccardo, su questo qui, sul debito pubblico, in quello che è la nostra analisi, siamo fortemente deficitari, oltre ad avere un'analisi che, lo dico senza mezzi termini, l'analisi radicale sul debito pubblico è sbagliata, è completamente sbagliata, ed è stata scritta in un autorevolissimo convegno di qualche anno fa che sono andato a riprendere, e la dimostrazione sta in semplici osservazioni che noi possiamo fare. Qui vi tedierò soltanto altri 2-3 minuti con delle cose magari un po' tecniche, ma vi chiedo venia su questo. Tutta quella nostra analisi su quel convegno e la nostra analisi che rientra in quella più complessiva, che riguarda nello specifico il debito pubblico, è sbagliata, facendo le semplici osservazioni su come si sta muovendo adesso la Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea ha messo opportunamente in campo un'azione per sostenere l'economia
paesi europei che si chiama quantitative easing. Il quantitative easing, che questa parola forse un po' difficile, si può spiegare, si può tradurre in un modo abbastanza semplice. Sono stati stabiliti dei parametri, non scendo dal tecnicismo, ma la sostanza sta nel momento io Banca Centrale Europea acquisto da parte di alcuni stati pezzi di debito pubblico che altrimenti, se stessero sul mercato, costerebbero molto di più. Quindi sostengo il debito pubblico acquistando il rinnovo di quelli che scadono. In questo modo qui io continuo a, da una parte, a tenere i tassi di interesse bassi, per cui non gravo con questo costo su ulteriori tassi, tasse con ulteriori tasse, e dall'altra parte alimento quello che è il meccanismo del debito pubblico, che si va sempre a rinnovare per continuare a pagare gli interessi sugli interessi, e quindi abbasso il rischio di fallimento dell'insolvibilità dello Stato. Non so se molti di voi sanno quant'è l'importo che la Banca Centrale Europea ha dello stock intero del debito pubblico italiano. Il debito pubblico italiano quota circa 2.100 e qualcosa di miliardi di euro. Con il quantitative easing la Banca Centrale Europea ne ha già assorbito quasi il 10%. A 7-8 mesi fa ne aveva acquistato 185 miliardi. Cosa è successo sul mercato? Nulla. Anzi, sono successi dei meccanismi positivi, perché senza questo noi ci saremmo trovati col famoso spread a tassi molto più alti e quindi con la famosa crisi del debito sovrano, il rischio dell'insolvibilità. Va bene? Ok. La Banca Centrale Europea, grazie a quelli che sono i meccanismi europei, per cui i trattati in pratica, attraverso un rigo e mezzo sui trattati non può intervenire direttamente nell'acquisto del debito pubblico, quindi lo Stato italiano non può emettere debito pubblico che può acquistare direttamente la Banca Centrale Europea, ma lo deve fare attraverso il mercato, perché ha questo potere di comportarsi come un agente finanziario. Adesso, con 70 miliardi all'anno, la domanda che mi pongo è: sarebbero sufficienti questi? Noi riusciremmo a rivoluzionare quello che è l'Italia oppure no? Perché dico 70 miliardi? Perché è il costo degli interessi. Se la Banca Centrale Europea ha questa diciamo qualità straordinaria, io non sono un sovranista, un monetarista, eccetera eccetera, ma ha questa capacità straordinaria di pigiare tre tasti su una tastiera e creare su un proprio conto corrente l'importo necessario, sufficiente per andare a comprare 185 miliardi di debito pubblico, ha la capacità di pigiare quegli stessi tasti e creare, io non dico l'assorbimento dell'intero debito pubblico, ma potrebbe finanziare anche soltanto gli interessi sul debito, dimostrando sul mercato due cose. La prima, che non esiste il rischio del debito sovrano, se alle spalle hai la famosa banca di ultima istanza di cui ogni tanto il padrone parla, ok? Che si aggancia tutto quel ragionamento più complesso di avere un tesoro unico, di avere una normativa europea fiscale unica e di avere, insomma, tutta una serie di cose. Vabbè, la famosa banca di ultima istanza. Quindi la prima dimostrazione che darebbe la Banca Centrale Europea è che il rischio del debito sovrano, quindi del fallimento tecnico di uno Stato, il rischio Argentina, quello che è successo in Argentina qualche anno fa, uno, non esiste. Due, non solo gli interessi, ma addirittura la Banca Centrale Europea potrebbe azzerare il debito pubblico italiano, togliendoci definitivamente il fardello degli interessi e il fardello del rischio del debito sovrano, che poi ci creano tutti i problemi economici che noi abbiamo e che ci impediscono di poter fare magari o di poter scrivere delle proposte di legge
voglio dire, non da 1,4 ma da 15 o magari da 20 miliardi di euro, magari migliori di quelli che riescono a scrivere i signori del Movimento 5 Stelle. Hai dimenticato perché era sbagliata l'analisi radicale del debito pubblico. Prego. Ci hai spiegato la BCE, Draghi, il quantitative easing. Hai detto che era sbagliata l'analisi del radicale, sì, sul debito pubblico, che hai recuperato da un convegno di... È sbagliato. Come Pannella il debito pubblico l'ha analizzato 25 anni fa, sì, quando si formava. E diceva a quale catombe saremmo andati incontro. Con queste regole. Sì, quindi tu l'analizzi quando? 25 anni fa o 25 anni dopo? No, io non 25 anni fa, il convegno dei radicali è di pochi anni fa. Ah, vabbè, che e il convegno di pochi anni fa si sovrappone, si sovrappone a quello che è la lettura dominante, che è quella che il bilancio di uno Stato è uguale al bilancio di una famiglia, dove se ti entra 1000 non puoi spendere più di 1000, ma questo è profondamente sbagliato perché poi i meccanismi sono diversi, e quello che ci manca è la famosa banca pubblica di stanza. La visione pannelliana. No.